And I'm swagged up, blowing on that gap. Ciao Adieu, qua Sitro, bentornati sul mio canale. Oggi siamo ritornati con un altro episodio su Battlefield 1 e continuiamo ovviamente il capitolo Amici nelle alte sfere. Prima di iniziare con il gameplay volevo avvisarvi di due cosette così veloci proprio al volo. Una di queste è che sicuramente avete notato la mia nuova intro, raga, spacca bomba, quindi mille like per l'intro, perché raga veramente è pazzesca. Almeno io sono rimasto contento per l'intro, che mi ha fatto un grafico bravissimo. La seconda cosa è che ho annunciato su Facebook che forse cambierò canale. Ovviamente il nome resterà sempre Gesitro, però cambierò canale per un semplice motivo: voglio provare a caricare un video su questo nuovo canale per vedere se riesco ad ottenere risultati maggiori, perché io ormai ho la fissa che ho un problema con il mio canale, perché non è possibile che sono bloccato a 492 iscritti da tipo un mese. Poi le visualizzazioni sono diminuite un botto, ovvero almeno prima riuscivo a farne 30-40, ora manco riesco a fare sì o no 10 visualizzazioni. E sta cosa sinceramente mi puzza un po', quindi voglio provare a caricare un video sul nuovo canale per vedere se riesco a ottenere risultati maggiori rispetto a quelli che sto ottenendo ora. Poi se vedrò che la situazione non cambia, rimarrò sempre su questo canale attuale. Ora diamoci da fare, vediamo un po' dove e come fare soprattutto. Allora, abbiamo sulle spalle probabilmente il nostro amico, perché infatti non vedo armi, non vedo niente, infatti non posso cambiare arma né niente. Allora vediamo qui, intanto ci sono mille morti, cioè mamma mia, è proprio un macello, voglio. Allora, credo che non dovremmo, oh cazzo, non dirmi che sono nemici quelli, perché stavo appena dicendo che non avremmo incontrato nemici. Vediamo. Abbassati, cerchio. Alzati di nuovo. Allora, andiamo di qua perché dobbiamo ritornare indietro. Quindi è una bellissima cosa proprio, una bellissima situation. Ah, ecco, allora dobbiamo evitare i riflettori, perché altrimenti se ci beccano i riflettori veniamo ammazzati. Quindi evitiamo sta cosa. Porca puttanona. Madonna mia. Allora, dove arriva? Ah, sta venendo di qua. Allora, ho capito. Vai. Ma non può correre un po'? No. Altri riflettori dove sono? Questo. Allora, ora devo cercare un po' di capire dove. Porca puttana. Ah, sono i nostri che ci sparano. Ovviamente da lontano non sanno che siamo amici, cioè che siamo alleati. Quindi pensano che sono i tedeschi. Ho capito. Allora, andiamo di là. Scappa. Fretta, subito. Tutto a posto. Non ci hanno beccato. Meno male. Allora. Sta tornando di qua il faro. Ho capito, frate, ma non mi devi rompere i coglioni. Voglio pure aspettare il buio, ma vorrei capire dove andare poi. Andiamo di qua. Credo che da queste parti non dovrebbero esserci luci. Porca puttana, no, non arrivare qua, ti prego. Mamma mia, che rischio. Ho rischiato parecchio, raga. Dai, muoviti. Oh, ma si è andato muto questa luce. Frate. Manca il giro. Ecco. Vai. Andiamo di qua, lungo il sentiero. Guarda come si lamenta questo. Parlo tu che stai in coppia e spalmi. Ci siamo, a dove? Ah, ecco, devo andare di qua.
Ecco qua, siamo arrivati, filmatino. Oh, è proprio sfinito, guarda là. Winston ha detto che sono un bugiardo, un bastardo buono al nulla. L'ho riportato a casa perché credo abbia ragione. E non sai quanto odio ammetterlo. Un ladro e un bugiardo. E risponderà di tutti i suoi crimini. Proprio così, Blackburn. Sei messo male, amico. Testimonierò a tuo favore alla corte marziale. Forse potrebbe ne servire. Ne dubito, ma grazie. Mi serve un mitragliere. Ci penso io. Lo faccio io. Raga, fammi aiutare. Tu non meriti di volare. Porca. Come cazzo ha fatto a salvarsi? Ma qual è il problema, frate? Bombardiamo i tedeschi. Sicuro che non vuoi stare a terra? E lo scordi. Mamma mia, grande, così si fa, wagyu. Sembra Hogwarts comunque. E si torna a volare. Voilà. Allora, bombardiamo sti nemici del cazzo. E birdu fra liu. Distruggi caccia nemici, come sempre. Allora, vediamo. Speriamo che questi bastardi siano meno irrequieti del solito. Anche se dubito fortemente di sta cosa. Infatti questo già è morto, no? Vabbè, mo esplodi, fra. Esplodi, 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 esplodi. E voilà, meno uno, grande. Meno due. No, non è esploso, porca puttana. Ma ora sì però. Ora esplode, ora esplode. Ah no, ma questo non è un altro. Carica, fai presto. E voilà, esploso. Meno 3, più o meno, sì, ne abbiamo ammazzati 3. Quindi tutto a posto, tutto secondo i piani. Questo è il mio, deve ammazzare, ammazzalo. E voilà. Esploso? No, ancora vivo e vegeto. Vivo e vegeta. Eccolo, questo è mio, questo è mio. Ah, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, però mo sì. Mo sì, e voilà. Esploso? No, manco. Manco per il cacchio. Esplodi? Esploso, vai. E vai così. Mamma mia, raga. Bellissimo davvero. Dai, bombardali tutti. Oh, proprio mo dovevi caricare. Voilà, esploso un altro. Ne manca uno. Sei mio, fra. Dove cerchi di andare? Obiettivo completato. Grandissimi, senza problemi. Ah, questa è artiglieria pesante, fra. Qua devi darmi assolutamente una mano, se no sto cazzi. Ah no, ma quelli erano alleati. No, erano nemici. Vai, vai. Questi si muovono di meno. Questi sono meno irrequieti degli altri. Meno mali, più tranquilli. Meno mali. Frate. Mamma mia. Ma mi spezzava le ali. Era per il Red Bull. Ma arriviamo. Oh.
Manca esplodo. Esploso? Quasi. Ah, cazzo. Ripara. Maro, non sto capendo niente, ve lo giuro. Oh, manca esplodo. Questi sono più pesanti da far esplodere. E vai, è andato. È andato, è andato. Ma io volessi capire, tutto sta Eric Carnabash, la gente che sta bash, che fine fa? Frate, però, voglio pazienza. So che c'è caduto un buon morire, ma anche io voglio morire. Se volevo mettere un coppa al secondo qua. Dov'è? Ah, ma questi pure sono nemici, porca. Non lo sapevo. Non andare contro. Vabbè. Ma pure sono puri però, camaga, circa. Magari è un cammino chiuso coso. Ma qual no, che stiamo vincendo. Mamma mia, oddio, siamo proprio dei pro gamer. Ma questo è amico? È alleato, sì. Questo no. Quindi questo, vai. Vai così, voglio. Siamo troppo grandi, troppo pro, troppo di tutto. Questo è nemico. No, oh sì, non lo so, io ho ammazzato comunque. Non so se era nemico, questo sì è nemico. Vai, che esplode, vai. È quasi fatto, vai. Vai. Manca questo? Il nemico? Quello è ore 6. Ma io poi faccio esplodere tutto perché non mi rendo conto chi sono amici e chi nemici. Non ci capisco un cazzo, vi giuro. Mo' per da visto. E vai. Un altro è andato giù. Questo, sì. E vai a... Oh, Thunder. E vai. Esploso pure un altro. Dovrebbero mancare proprio pochissimi. Ah, ma chiucchian. Mannaggia, San Beats. Anzi, una volta ci hanno colpito. Ho perso conto quanti volte ci hanno colpito. Ma dove cazzo sto? Vai, grande. Ne manca uno. Ne manca uno. Eccolo. Esploso. Mamma mia. Magari è una nave che vola. E mo? Distruggi. Mamma mia. Cioè, ma su cosa, ma che carabasci, che combino. Ah, ecco, qui è molto più semplice. Porca puttana, allontanati un po' che sto esplodendo. Maronna mia. Ma esistono davvero sti cosi, mamma mia. Vai che stai esplodendo, vai. Vai che il dirigibile è quasi andato. Allontanati un po', se no veramente so cazzi. Sparo tua red, fra lì. No, ma a me mi interessa solo il dirigibile. Che bombardamento.
Mamma mia. Pu-pu-pu! Ma che è Capodan? Ma manca ci vuole 30 bomb per tutto andare a su coso. Quello con i viri che mo carichi, stui. Ma c'è sta crepa in capo. Se ci cade in capo, stiamo combinando buono. Ma che cazzo è successo? Avanti, Crocco! Avanti! No, siamo andati proprio sul dirigibile! Se devo morire, allora lo farò lassù. Accidenti alla tua boccaccia, Blackburn. Hey, it's right. Dobbiamo distruggere l'antiaerea. Ok, io ti guardo le spalle. Quando mai? Bene, dobbiamo andare lassù. Non guardare giù, capito? E come faccio a guardare basso? Mamma mia, guarda qua. Poi senza armi, tra l'altro. Ma non te ne accorti che questa è follia? Chi sto era sta schizzato che cervello? Quel cannone sta creando un sacco di problemi ai nostri. Dobbiamo eliminarlo. Subito. Non riesco a vedere bene. Dritto davanti? Attento. Ma chi si parla su lì? Attento a che cosa sulle scapine? Muoviti. Forza, dobbiamo. Lo vedo. È là. È lui. Ma che stai facendo? Ti è stancato, diciamo la verità. Giocammo una io, hai capito. Porca. Maron. Almeno qua siamo più al sicuro. Ehi, tutto bene? Va bene, tutto a posto. Mi sta sempre buono. Io mi dirigerò verso il cannone antiaereo. Guarda che le siano su 5 metri. Ha ragazzato questa pistola all'improvviso, non si sa. Raggiamo. Mamma mia, non sto capendo niente. È morto? Vai. Caposto cosa? Prima stava in fiamme, stava proprio sul punto per esplodere, mo ci stiamo dentro. Va. La logica dei videogame. No, di qua no, dobbiamo andare di qua. Sta ad un centimetro dalle fiamme del vivo. Abbassa la voce. Vuoi farti sentire da tutti i tedeschi a bordo di questo dannato affare? Oh, ma serio? Ma vediamo un po'. Piglia. Ma se non c'è nessuno, no, che cazzo me le dà a fa' st'armi? Ma muro. Ma anche è morto, però. Oh, cazzo. Muori? È amico? Sì. Ma qual amico? Quello qui! Frate! Capistolo, po'. Mamma mia, guarda cosa dobbiamo sparare! Boom! Mamma mia! Il mio nome è Blackburn! Sono un pilota, mi piace l'azzardo! Vai, vai, spara! Ma chi cazzo ci spara, però? Voglio un singolo pescinino! Ah, eh! Ma ci stiamo qua, ma siamo a su cosa? Fambres.
Mamma mia, quando ho avuto un terzo scorso? È andato? Sì che è andato. Sì che è andato, mamma mia. Oh cazzo. Ma che fa, chi sta pensando combattendo con chi mi parla? Ehi, sto sparando. Deve dare un'anza però. Si può fare una brutta fine pure tu. Maronna mia. Ma che è successo? Ma ci viene un gol. No, si è buttato. Uaia, dai. E questa è la mia storia. Un egoista che ha rischiato la sua vita per salvarne un'altra. E che così facendo invece ha salvato se stesso. In guerra però i fatti verranno sempre stravolti. Sentirete versioni diverse. Un disertore che ha rubato un aereo e ucciso il compagno. Ha mentito, ingannato e ammazzato lungo metà del fronte occidentale, scampando alla corte marziale approfittando di un'incursione nemica. Queste però sono menzogne. Le mie parole, quelle sono la verità. Altrimenti non le avrei dette. Oppure no. Adiù, abbiamo appena terminato un altro capitolo stupendo. Veramente raga, questo capitolo è stato stupendo, anche questo è il secondo capitolo che non mi delude, sperando che gli altri siano lo stesso, anzi migliori ancora, perché veramente voglio sto gioco, è pazzesco, grafica, giocabilità, tutto, addio, è un mostro di gioco. Io direi che questo video può terminare qui, ovviamente ci vediamo al prossimo episodio con un altro capitolo, ovvero nel prossimo episodio andiamo a giocare il capitolo Avanti Savoia e mancano altri 1, 2, 3 capitoli da giocare e poi abbiamo finito il gioco e passeremo al gameplay del multiplayer, ovvero l'online. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e seguitemi sulla pagina di Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video, da Situ è tutto, ciao, addio!